Bentornati a Let's Play di Harry Potter e la Pietra Filosofale e bentornati, come potete constatare, a Diagon Alley. Qui a Diagon Alley dovremo recuperare prima di tutto i soldi necessari a poter comprare quello che serve a Hagrid per curare il suo stupido drago. E per recuperare i soldi dovremo andare naturalmente alla Gringot. Il nuovo calendario porno di Mirtilla Malcontenta. Ci credo che sono qua tutti a guardare. Benvenuto alla Gringot, Potter! Per accedere alle camere di sicurezza, devi raccogliere tutti i moduli e consegnarli al folletto fuori dalla porta. La prima camera di sicurezza alla tua sinistra, dopo aver attraversato queste doppie porte. Buona fortuna! Questo dovrebbe essere Unci, il direttore della banca. Ma in altre parti del mondo è conosciuto anche come ministro Giulio Tremonti. Vuoi racimolare qualche zellino? Se vuoi visitare la prima camera di sicurezza, devi completare le scartoffie raccogliendo i moduli giusti. Muoviti rapidamente, comunque, o sarai costretto a ricominciare da là. Sì, lo so, non ricordarmelo. Qui bisogna fare ok su cera, non su ghiaccio, per raccogliere tutti questi dannati moduli. Cazzo, dovevi proprio metterti le scarpe con le suole lisce oggi? Ma ora arriva la vera morte. Non potevano semplicemente portarci i soldi, no? Dobbiamo andare sui carrelli di Gardaland per recuperarli noi stessi. Buon pomeriggio, Potter. Ti spiegherò come guidare il carrello della miniera. Muovi il carrello a sinistra e a destra utilizzando i tasti direzionali. Il tasto X arresterà il carrello, consentendoti di raccogliere gli zellini più difficili da raggiungere. Sii prudente, Harry. Queste miniere sono piene di ostacoli. Se vuoi conservare le tue monete, devi assolutamente cercare di evitarli. Nascoste nella miniera si trovano anche delle gemme bonus. Solo un preciso controllo del carrello ti permetterà di individuarle. Per completare questo livello, raccogli il maggior numero possibile di zellini. Sinceramente non ho mai capito bene a che cosa servissero le gemme bonus. Se qualcuno lo sa, gradirei che me lo facesse sapere. È assolutamente inutile dire che questa parte è la più difficile in assoluto, anche perché il carrello va un po' dove cazzo vuole. Infatti. Sì, le gemme possono anche fottersi. Wow! Che pelo! La cosa che di solito fa perdere in questo frangente è più il fatto di colpire gli ostacoli che di evitare di prendere le monete. Thank you.
fottuto, folletti di merda, bastardi! Ti va di fare un altro giro? No, grazie, fatelo tu da solo. Sto passando attraverso questa porta. Bene, una volta presi gli zellini è il turno dei falci. Questa è la banca un po' labirinto. Vedo che hai uno zellino. Ora vuoi provare a prendere un falci. Se vuoi provare a ottenere... Ti ho capito. Che due palle, sti scartoffie. Ficcatevele dove volete. Potter, vedo che sei abbastanza esperto nella raccolta di zellini. Mi domando se ti dimostrerai altrettanto bravo a raccogliere falci. Esistono gemme bonus nascoste in questa miniera. Sì, ho capito. Harry, ricorda, puoi spostare il carrello da sinistra a destra utilizzando i tasti buona fortuna. Se sento ancora una volta la sua voce penso che impazzisco. Ovviamente qua la faccenda si fa un pochino più complicata. Dove cazzo siete? Le gemme possono anche fottersi per quel che mi riguarda. Merda, merda, merda! Harry, ti diverti, tu non sei normale! Merda! No, cazzo! Avvertimi un po' prima, merda! Ancora! Una troiaccia, me ne manca solo una, no, forse un po' più di una. Che culo, ragazzi! Congratulazioni, Potter, ce l'hai fatta. Vuoi provare ancora? No, ma mi sembra che tu abbia cambiato sesso. Da trans tu sei diventato un uomo. Per questa porta.
Molto bene, nel prossimo video concluderemo la faccenda Gringot prendendoci il galeone e concluderemo anche la faccenda Diagonali prendendo gli ingredienti. Alla prossima!